Allora, si accende ancora e poi c'è stato un colpo lì. C'è stato un colpo lì. A un certo punto sembrava che qualcuno avesse spostato qualcosa. Il costume delle mura. Nato nel 1905. Ci sarà, c'è ancora il calapanna Maria collegata lì. Poi il K2 sta accendendo.
Qualcuno che vive in questa casa, per favore può venire qua, può rispondere dentro nel registratore o far illuminare l'attrezzatura che abbiamo in mano. Accendiamo. Dimmi mi sembra che in base alla telecamera smetti di fronte il cappato. No, se appoggi la telecamera il cappato che rimane sempre qua. Qualcuno che vive in questa casa, per favore può venire qua, può rispondere dentro nel registratore o far illuminare l'attrezzatura che abbiamo in mano. Potete far illuminare questo aggeggio che ho in mano. Se vi avvicinate, si illumina.
Sai che se non mi entri nella presa? Vabbè, No, no, io via. no, io parlavo. Così. Se c'è qualcuno, per favore, può allargare tutte le bacchette. Che prima non era la parte giusta. Se vivevi in questa casa prima, sì, se vivevi in questa casa, incrocia se non allarga. Raddrizzi, per favore. Se sei un uomo, larga, se sei una donna, incrocia. Se eri un uomo, larga, se eri una donna, incrocia. Raddrizza, per favore. Se sei nella luce, allarga, se no incrocia. Raddrizza, per favore, grazie. Sei passata di qui perché hai bisogno di qualcosa? Se sì, allarga, se non incrocia. Non hai nessun parente in vita? Se hai parenti, incrocia, se no allarga. Adesso prendi tu blocco penna stasera, che sei più sintetico di me, se deve dirti qualcosa o... ma lei ha bisogno di dire qualcosa, puoi scriverlo, se sì, incrocia, se no allarga. Quindi se Giancarlo prende tanta penna, glielo puoi scrivere, se sì, allarga, se no incrocia. Saluto con le bacchette. Grazie.
Questo caso non c'è più nessuno. Suoi sono nella luce. Vissuto ci puoi dire i nomi di queste due persone, giusto per accendere un lumino per parlare ogni tanto, visto che erano soli. Neri e Guido, invece. Neria? Valeria e Guido. Ah, che ho visto infatti una Valeria scritta da qualche parte. Grazie. Grazie. Allora. Allora, niente. Fatto una scrittura, una sessione di bacchette e abbiamo girato per tutta la casa. L'aria è molto tranquilla, nonostante oggi il tempo sia piovoso a tratti, quindi si sa che l'acqua è un buon canale per poter registrare qualche anomalia o avere qualche buon contatto. La casa si presenta molto tranquilla, l'aria è serena, c'è stato molto, tra virgolette, vandalismo, c'è parecchia roba sparsa in giro. E comunque l'atmosfera è tranquilla. Sicuramente ci sarà stato qualche inquilino abusivo, perché c'è in giro anche materassi, vestiti un po' più recenti, ma c'è ancora qualcosa di antico. Questa casa è molto carina, molto,
doveva essere anche molto accogliente, aveva dei bellissimi caminetti, c'è un vecchio televisore, una vecchia lucitrice, Sì, sembra di un essere po' di, tornati sì, indietro di 30 anni anche di perché 40 o sì. 50, perché c'è addirittura una patente risalente agli anni 60, quindi documenti risalenti agli anni 60, quindi un bel 50-60 anni fa. Questa casa doveva essere proprio molto molto carina. Comunque niente, abbiamo provato ad avere qualche contatto, durante la scrittura ne ha sentito veramente poco, ci è stato detto che il posto è tranquillo, come abbiamo rilevato. Magari poi analizzando gli audio magari verrà fuori qualcosina. Vediamo se non è stata una bella esplorazione, diciamo. E con questo niente, vi salutiamo e vi rimandiamo naturalmente al prossimo video. Se siete iscritti, mi raccomando, fateci sapere le vostre impressioni, commentate pure i nostri video. Appena possiamo vi rispondiamo, se invece non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i nostri video futuri. Ciao a tutti! Ciao!